Io, visto che sono stato stimolato dalla Burnacci, volevo dire che proveremo a chiedere e a far spiegare ai tecnici che abbiamo oggi qui in consiglio, da cosa, perché forse me lo sono perso all'inizio che ero fuori, sono entrato, mi scuso per questo, da cosa sono composti e cosa sono i fondi vincolati che portano questo comune purtroppo, dal passare dall'avere un bilancio con un avanzo di amministrazione di 7 milioni e 3, che non sono pochi, anzi sono quasi un record secondo me, a un disavanzo di 8 milioni e passa, quindi questa composizione di 14 milioni e 718 mila euro circa, di cosa sono composti, così lo facciamo sapere anche al pubblico che ci segue. L'altra cosa che volevo invece sul discorso della Burnacci, volevo solo dire due cose. La prima è che secondo noi alla fine poi un direttore generale non è questo, però non penso che in questo comune a questo punto abbia molto senso perché la maggior parte delle cose sono gestite da qualcun altro. Sulla spesa del personale elevata è vero, però noi la ribaltiamo, cioè usiamoli questo personale così almeno giustifichiamo il loro costo. E sull'obbligo invece dei tagli che abbiamo avuto diciamo dallo Stato, quindi dagli enti superiori, quindi non sono arrivati al Comune, non è un obbligo ad aumentare le tasse, anche perché purtroppo, non c'è stato modo, di rimodulare, per esempio, l'addizionale IRPEF, visto che si è scelto uno scaglione unico, per cui, non è un obbligo per noi, si potevano trovare altre soluzioni, probabilmente meritavano un approfondimento che non c'è stato. In sostanza, il consigliere chiedeva che cosa sono i fondi vincolati, da cosa sono composti questi 14 milioni 718 mila euro, e l'avanzo amministrativo euro 7 milioni 300 mila, anche in questo caso vorrebbe delle delucidazioni. Prego, dottore. Allora, buonasera, sì, dunque, entra in vigore quest'anno l'armonizzazione contabile che impone la contabilizzazione di una serie di voci a copertura di crediti o di contenziosi che possono essere in itinere, per i contenziosi parla di quelli ad alta o elevata probabilità di soccombenza, se non ricordo male. Per quanto riguarda invece i crediti, sono quelli di dubbia esigibilità e quindi di intera riscossione, per le quali fa nella normativa una determinata disamina. Quindi l'introduzione di queste norme comporta una modifica radicale nella contabilizzazione delle voci in bilancio, poiché fino alla legislazione antecedente i crediti di dubbia esigibilità venivano coperti solo in una percentuale minimale, il 25% di quelli d'anzianità più vecchia di 5 anni, e qui invece bisogna andare a coprire quelli, diciamo, di dubbia esigibilità in modo più corposo, e non c'era l'obbligo, ma la facoltà di coprire i rischi da contenziosi. Per cui, in via preliminare per la formazione di questo bilancio è stata fatta una ricognizione con tutti i servizi dell'ente, in particolare ovviamente col servizio legale, per andare ad individuare l'entità di questi contenziosi e andare a cercare le coperture in sede di chiusura del rendiconto. Per cui il rendiconto chiude sostanzialmente a livello contabile, l'abbiamo visto, con un risultato di amministrazione positivo di 7.388.000. Però la legge impone che ci sia la scomposizione di questo importo in quattro voci, che sono i fondi vincolati, i fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale, i fondi di ammortamento che non si finanziano perché non ci sono abbastanza risorse e non è un obbligo di legge, tant'è che la nuova normativa li ha aboliti, e i fondi non vincolati, che sono la parte finale. Quindi può succedere, come è successo a noi, che per effetto della necessità di costituire questi fondi con la nuova normativa, i fondi vincolati sono superiori all'ammontare del risultato, tale per cui portano al disavanzo di amministrazione per differenza.
Nell'allegato H della delibera di approvazione del rendiconto c'è una relazione tecnica nel quale c'è una scheda in fondo, l'allegato 1, che è questo, dove sono analiticamente riportati tutte le voci. Le dico, diciamo, in modo veloce, ma c'è anche la disamina nella relazione punto per punto. Allora, tra i fondi vincolati, cioè tra i 14 milioni e i 7,18, sono ricompresi il fondo per la copertura della chiusura dell'ASPOSI, 2 milioni 439, di cui stiamo attendendo un provvedimento regionale, con cui faremo il rientro completo. C'è il fondo rischi per la lettera di patronage di SEAF, 3 milioni e 3, che era stato già coperto in massima parte con l'avanzo di amministrazione del 2013. Ci sono fondi svalutazioni crediti per 4 milioni e 85, di cui 3 milioni e 123 riguardano la TARES del 2013 e la TARI del 2014, cioè la tassa dei rifiuti. 310.000 euro sono fondi crediti ICI verso Sapro, che vanta il Comune verso Sapro, sono iscritti nel passivo fallimentare, peraltro. 265 sono crediti verso la Regione Emilia-Romagna per un'anticipazione fatta a favore di SEAF. 387.000 euro è la stima del Fondo Svalutazione Crediti sulle entrate extratributarie, che riguardano rette, asili, scuole, refezione e servizi sociali, degli esercizi 2014 e precedenti, una stima fatta, poi indico nella relazione che ho richiamato, come è calcolato questo valore. Poi vi sono fondi rischi complessivi per 4.822, di cui fondo rischi contenzioso l'INAS Italia, quello relativo ai tributi Italia, per 1.892, già coperto nel precedente risultato di amministrazione 2013. Vi sono fondi rischi su contenziosi segnalati dal servizio legale per 1.491, di cui c'è la disamina nella relazione specifica di tutte le voci principali, tra cui cause per infortuni sul lavoro, ricordo questa, e cause per, in materia urbanistica. C'è un fondo rischi contenzioso con la SORIT, che abbiamo per i provvedimenti per l'impugnazione del discarico di inesigibilità per 7,49, e un fondo rischi per la lettera di patronage rilasciata dall'ente con altri enti a favore di Sapro per 688. Chiude l'importo una quota di entrata vincolata del fondo sociale ricevuto come contributo dallo Stato per 70.000 euro. Questo totale porta ai 14.718 che, dovendo, quindi essendo necessario ricostituire, assorbono più che completamente l'avanzo di 7.388 e ci portano sostanzialmente con un risultato finale negativo da coprire. Grazie, dottor Senni. Prego, consigliere Benini. Intanto la ringrazio. E, così, siccome se l'aveva spiegato anche in commissione, le chiedo come verrà coperto questi 8 milioni e 8, così lo sappiamo tutti. Grazie. Sì, allora, oggi dovrebbe esservi pervenute tre proposte di delibera consigliare per il prossimo Consiglio Comunale, tra cui c'è una variazione di bilancio e c'è anche il ripiano di questo disavanzo che sarà coperto per 145.000 euro con le disponibilità del fondo di riserva e per il differenziale di circa 8 milioni e 6 con vendita di beni patrimoniali, trattandosi, come è in relazione, di derivante da uno squilibrio in conto capitale della gestione residui. Quindi la normativa dà la possibilità di attingere a vendite patrimoniali. Queste vendite sono rappresentate da un fabbricato che andrà all'asta fra un po' e nel caso in cui non si realizzi comunque, e per tutta la differenza, è rappresentata dalla distribuzione di riserve nella società Liviatellus Governance, di riserve che sono state contabilizzate come sovrapprezzo azioni al momento della
aumento di capitale sociale nel 2011 e che saranno, diciamo, liberate e realizzate tramite la vendita di una parte delle azioni di ERA. Grazie. Prego.